Buonasera, benvenuti. Possiamo cominciare anche perché il professor Hösle ha un treno che non può assolutamente mancare, quindi non vogliamo sottrarre ulteriore tempo alla sua esposizione. Dico soltanto che noi siamo ovviamente felicissimi di averlo di nuovo fra noi. Vittorio Hösle ha avuto un ruolo importante nella vita dell'Istituto e spero che anche l'Istituto l'abbia avuto nella, mia nella sua vita, e quindi siamo felicissimi di averlo di nuovo fra noi. Un ulteriore, non lo presento perché è a tutti voi noto e sarebbe troppo impegnativo esporre in quante direzioni si è sviluppata la sua riflessione. Dico soltanto che questa è un'occasione speciale anche per un altro motivo, vale a dire, in quanto il professore questa sera ci anticiperà alcuni aspetti di una teoria dell'ermeneutica innovativa che è andato elaborando nel corso degli ultimi anni e che troverà piena esplicazione in un libro che uscirà, mi pare di capire, nel luglio prossimo. E probabilmente, possiamo anche anticipare, che probabilmente avremo la fortuna di riavere di nuovo il prossimo anno il professore fra noi per un approfondito seminario sui temi di cui stasera ci verranno date alcune delle linee fondamentali. Quindi ringrazio infinitamente il professore per essere fra noi, ringrazio i presenti e do la parola a Vittorio Hösle. E funziona il microfono? Grazie mille per questa cordiale introduzione, Fiorinda. E per me è un grande piacere ed onore riessere qui a Napoli, all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, anche se con grande dolore. Naturalmente è la prima volta che sono qui senza Gerardo Marotta, il fondatore di questo istituto, che io ho ammirato moltissimo. È una persona che univa veramente quasi tutte le virtù che Aristotele descrive nella Etica Nicomachea: la munificenza, la intelligenza, il coraggio, la giustizia. Era un uomo magnanimo. Quando io leggevo e insegno ai miei studenti il capitolo sulla megalopsichia, sulla magnanimità, in Aristotele, la persona che viene immediatamente alla mia mente è Gerardo Marotta, perché era una persona che non pensava a se stesso, aveva uno scopo che lo trascendeva completamente, e anche nelle difficoltà che ha avuto nella sua vita ha mantenuto una grandezza e una capacità di essere, misura a se stesso. Lui non aveva bisogno del riconoscimento di altre persone, sapeva che quello che faceva era giusto, e questa grandezza è stato uno dei massimi doni che io ho avuto nella mia vita. Io ho beneficiato moltissimo delle borse dell'istituto, come voi studenti. Sono venuto qui nell'83 a partecipare a un seminario di Karl Otto Appel, un grande filosofo tedesco col quale poi fui in grado di sviluppare un rapporto più intenso. Anche lui è mancato l'anno scorso, proprio poco dopo Gerardo Marotta. Ho avuto non solo il dono di poter partecipare a questi seminari, di poter insegnare qua per esempio un corso sulla tragedia greca nel quale il professore Paratore mi portò i suoi allievi di liceo 35 anni fa, e questo libro fu poi tradotto dal mio carissimo amico Antonio Gargano in italiano e pubblicato in italiano. Ci sono tante memorie che mi connettono con questo istituto. Dicevo appena all'amico Arturo Martorella che è stato lui che mi disse, per esempio, una volta: devi vedere il grande western The Man Who Shot Liberty Valance di Ford. Infatti poi con un amico scrissi un saggio su questo western, ma che è dovuto ai suggerimenti che Arturo mi ha dato. Ho imparato moltissimo da questo istituto, dagli amici napoletani. Non solo ho ricevuto molte idee, ma ho sentito il calore e la capacità di dedicarsi a una grande idea con grandi autosacrifici, e sono profondamente commosso da ciò che Massimiliano ha fatto da vari anni, adesso dopo che il suo caro padre è mancato, a mantenere e a sviluppare ulteriormente questo istituto con l'aiuto di Fiorinda Lavigni. E voglio ripetere che per me è sempre un enorme piacere ed onore tornare qui a Palazzo Serra di Cassano. Voi tutti siete stati per me dei modelli
modelli non solo di pensiero filosofico, ma di vita civica e di impegno pubblico. E per questo è veramente un privilegio poter parlare qui. Come diceva Fiorinda, vorrei presentare alcuni capitoletti che sono un po' tratti dal contesto, e perciò tutto sarà un po' più saltatorio di quanto dovrebbe essere, da un libro che uscirà adesso in luglio, che ha il titolo un po' pretenzioso, Kritik der Verstehenden Vernunft, critica della ragione interpretante, nella quale tento di sviluppare una criteriologia per ciò che è una interpretazione corretta e distinguerla da una interpretazione sbagliata. E il mio libro, che ha più di 500 pagine, è in molti aspetti una critica di un'altra persona che io conobbi per la prima volta qui a Napoli, anche se era un filosofo tedesco, Hans-Georg Gadamer. Il mio punto di vista è assai diverso da quello di Gadamer, ma una delle cose grandiose di Gadamer era che era una persona che veramente era dialogico nella sua mente e che amava quando la gente discuteva anche in maniera polemica contro di lui e lo controbatteva, perché era un vero filosofo. Dunque, probabilmente il problema fondamentale dell'ermeneutica è la questione in quanto una interpretazione valida è legata alla ricostruzione della intenzione dell'autore. In maniera semplificante si può dire che la ricerca metodologicamente rigorosa per la mens auctoris, la intenzione autoriale, è nel Tractatus Theologico Politicus di Spinoza ha reso possibile la genesi delle moderne scienze umane. Finalmente, con la elaborazione di un tale criterio, si potevano limitare i tentativi di leggere nei testi autoritativi, come soprattutto la Bibbia, tutto ciò che uno stesso credeva corretto. L'ermeneutica del secolo XX, però, si ha sempre di più rivolto contro questo criterio, in Germania soprattutto Hans-Georg Gadamer, in Francia per esempio Roland Barthes o Jacques Derrida, le cui tesi e argomenti però sono più difficili da ricostruire in maniera razionale. Invece in America, Eric Donald Hirsch, già nel 1967, contro Gadamer, ha tentato di legare, di vincolare la validità dell'interpretazione alla ricostruzione della intenzione autorale, ma il suo intenzionalismo in certi punti troppo unilaterale non ha veramente trionfato nella discussione. A me sembra che il ripristino di criteri che ci permettono di distinguere interpretazioni valide da interpretazioni non valide è assolutamente indispensabile se le scienze umane non vogliono finire completamente nell'arbitrarietà del mero opinare. Un'arbitrarietà che soffre della doppia contraddizione performativa, che da una parte la professione teoretica della impossibilità di una interpretazione valida non impedisce questi teorici di considerare le proprie interpretazioni dei testi superiori rispetto a quelle tradizionali che sarebbero più ingenue, e secondamente di adattare le proprie interpretazioni non agli interpretanda, ma di essere ispirati attraverso un adattamento a ciò che hanno, che vogliono sentire le persone che hanno delle posizioni da dare, adattare le proprie interpretazioni a ciò che loro vogliono sentire. In questo caso di solito si comprende ben correttamente ciò che uno deve dire per fare carriera, per esempio dire che non è possibile comprendere l'altro in maniera oggettiva. Non l'unico, ma un criterio importante della interpretazione corretta è sicuramente la intenzione autoriale. Chi nega questo usa di solito due tipi di argomento completamente diversi. Uno è di natura epistemologica, l'altro di natura ontologica. Da una parte viene detto che non è possibile accedere alla mente di altre persone, dato che quello che ci è dato sono solo oggetti fisici come movimenti, artefatti o magari onde di suoni. Di questo io parlo a lungo nel mio libro e non posso evidentemente riassumerlo qui, quello che ho sviluppato in centinaia di pagine. È chiaro che sicuramente l'accesso alla mente di un'altra persona è mediato da un oggetto fisico, dalla percezione di un oggetto fisico, ma se questo oggetto fisico non viene interpretato come espressione di qualcosa di mentale, la sua natura specifica non viene compresa e non si può parlare di un atto interpretativo. Adesso qui non possiamo parlare di
delle regole ermeneutiche ci permettano di procedere dall'espressione alla struttura mentale che si manifesta nell'impressione, ma sicuramente ci sono vari criteri che purtroppo non vanno tutti sempre nella stessa direzione. Può esserci per esempio una contraddizione tra l'interpretazione di ciò che uno dice e dell'interpretazione della faccia che uno fa quando dice ciò che dice, perché non è sincero. Cioè, ci sono certe volte criteri contrastanti, ma io adesso non posso entrare in questo, in merito di questo, lo faccio in altre parti del libro. Quello che è chiaro è che interpretazione valida è basata sul rispetto di tali criteri. Un punto importante è che un'interpretazione valida non è necessariamente un'interpretazione giusta. Ciò vale naturalmente anche per le scienze naturali. Per esempio, date le informazioni che uno ha, può darsi che una interpretazione sia valida, dunque razionalmente superiore a tutte le altre alternative, anche se più tardi possiamo ricevere altre informazioni addizionali che ci fanno vedere che la nostra interpretazione non era corretta, perché abbiamo nuove informazioni. Questo è l'argomento, come dicevo, ontologico. L'argomento secondo, l'argomento epistemologico. L'argomento ontologico invece insiste che l'interpretazione valida non può essere ridotta alla interpretazione dell'intenzione dell'autore. Anche questo, secondo me, è corretto, ed infatti vedremo che ci sono i limiti della ermeneutica intenzionalista. Ma anche se io difendo un intenzionalismo moderato e non radicale, mi sembra chiaro che l'intenzionalismo deve essere il punto della partenza, perché non si può negare che il compito centrale dell'ermeneutica è l'interpretazione dell'intenzione di un'altra persona. In numerosi, anche se non in tutti i casi, della comprensione, una interpretazione è falsificata se l'autore dice o direbbe in maniera sincera: mi dispiace, ma lei mi ha frainteso, non è quello che volevo dire. Naturalmente uno può opporre che prima di tutto dobbiamo interpretare una tale asserzione e che in secondo luogo non si può essere sicuri se uno è veramente sincero quando ci dice questo. Ma l'antintenzionalista radicale insisterebbe che anche un rifiuto correttamente interpretato e sincero dell'interpretazione di una espressione da parte dell'autore non è ancora una dimostrazione irrefragabile della falsità della interpretazione. Ora, ci sono sicuramente dei casi dove questo è vero. Ci sono alcuni casi dove uno, per esempio, può dire: ma io non ho nessuna aggressione contro questa persona, e magari anche sincero in dirlo, ma lo dice con tale aggressione nella voce che non gli crediamo, anche se lui non deliberatamente sta mentendo. Ma ci sono molti altri casi nei quali la insistenza che noi non dobbiamo accettare questa dichiarazione è nient'altro che un tentativo di difendere la propria interpretazione dalla falsificazione più forte possibile, dunque una strategia di autoimmunizzazione. Ora, voglio discutere del problema che in verità appare già nella ermeneutica del Settecento: in che senso è possibile interpretare un autore meglio di quanto egli capisca se stesso. Voi ricordate che sia in Schleiermacher sia già in Fichte e Kant questa idea appare nell'ermeneutica settecentesca. Per spiegare in che senso c'è qualcosa di molto ragionevole dentro questa, se si vuole, prima critica alla ermeneutica intenzionalista, io distingo tre. Ci sono varie tipologie dell'interpretare nel mio libro, ma una tipologia che è molto importante è la distinzione tra la interpretazione percettiva, la interpretazione noetica e la interpretazione noematica. Che cosa voglio dire con questi concetti? Come dicevo prima, l'unica maniera per accedere agli atti mentali, agli atti intenzionali di un'altra persona è attraverso una forma di espressione che deve essere fisica. Dunque ci vuole sempre un aspetto percettuale per capire una persona. Io devo leggere delle lettere per capire il significato, devo osservare la faccia di una persona per capire la rabbia della persona, eccetera, eccetera. C'è sempre un aspetto percettivo dal quale parto. Cosa vuol dire la differenza tra l'interpretazione noetica e l'interpretazione noematica? Evidentemente io uso la terminologia che Husserl introdusse nelle sue famose idee del 1913. La noesis è l'atto mentale, che è un atto temporale, anche il proprio tempo fenomenologico, ma che è legato a
altri eventi del mondo reale. Io penso adesso, per esempio, a Husserl. È un atto che accade il 17 d'aprile 2018 alle 4:25 a Palazzo Serra di Cassano. Il noema è l'oggetto del mio pensiero, in questo caso Husserl. L'oggetto del mio pensiero può essere una cosa reale, Husserl era una persona reale, ma io posso anche pensare a una figura non reale. Un greco può pensare a Apollo. Apollo non è un essere reale, ma è un noema del pensiero dedicato ad Apollo. E non si può nemmeno dire che ogni noema è un oggetto in un mondo possibile, perché io posso avere anche come noema un oggetto impossibile, una proposizione impossibile. Ogni prova pedagogica nella logica e nella matematica pensa un oggetto che in verità non è istanziato in nessun mondo possibile, perché è logicamente impossibile. Ma per capire che sia logicamente impossibile, devo essere in grado di riferire ad esso e a pensare. E questo, perciò, nell'analisi della espressione di un atto mentale, dobbiamo rispondere l'aspetto percettivo, l'aspetto noetico e l'aspetto noematico. E il concetto di interpretazione noematica ci spiega il fatto paradossale perché è possibile capire una persona meglio di quanto essi abbia capito se stesso. Io, a proposito, devo scusarmi del mio italiano orrido, molto arrugginito, un testo tedesco che traduco simultaneamente dal tedesco in italiano e mi rendo conto che uso certe volte parole che non esistono in italiano, costruzioni non completamente corrette, ma spero che la comprensione non soffra troppo. Non solo, ma capiamo meglio l'intenzione dell'autore. Molto bene. rispetto alla interpretazione noetica, sarebbe naturalmente assurdo dire che io posso capire un'altra persona meglio di quanto esso capisca se stesso. Qui io posso solo spiegare la noesi dell'altro meglio magari di quanto egli che la vive possa farlo. Ma nel caso della comprensione noematica, l'idea ha completamente senso. Io capisco una persona meglio di quanto egli ha capito se stesso se prima di tutto sono in grado di trarre dalle sue assunzioni delle conseguenze delle quali egli non si rendeva conto, secondo, di ridurre i suoi vari presupposti ad alcuni pochi principi e terzo, di precisare i suoi concetti vaghi per garantire consistenza alle sue assunzioni. Sicuramente facendo ciò, io trascendo ciò che lui aveva in mente, ma siccome lui inevitabilmente aveva una pretesa di verità e razionalità, posso dirgli: questo è ciò che tu veramente volevi dire, dato che sei un essere razionale, anche se poi non l'hai detto. Nella terza persona una tale procedura può essere un'esagerazione, ma nella seconda persona è completamente appropriato, soprattutto nel rapporto pedagogico. Io insegno da molti anni e questo è quello che fa di solito un buon maestro, perché il rapporto pedagogico è... pregherei di spegnere i telefonini. Una volta quando ero in una conferenza c'era un telefonino, ho detto: a me non piace la pubblicità, io quasi mai guardo televisione e quando c'è la pubblicità non la guardo, ma una pubblicità tedesca mi piaceva moltissimo, c'era quando entrarono tutti questi nuovi cellulari, siamo nell'opera della Valchiria di Wagner e la Valchiria sta cantando quando un cellulare comincia a suonare dicendo: incontriamoci dopo. Allora la Valchiria prende il suo, come si dice, la sua lancia e trafigge la persona col cellulare e accanto a lui un'altra persona tira fuori un cellulare silenzioso che manda un SMS: ci incontriamo dopo al caffè. E appare: tecnologia moderna può salvare vite umane. Vi avverto che io ho una lancia piegata in 10 pezzi qui in quella tasca, la prossima volta la tiro fuori e la lancio contro il prossimo cellulare che suona qui. Dunque, torniamo alla ermeneutica. Nella terza persona, dicevo, questa procedura può essere un'esagerazione, ma il rapporto pedagogico è completamente giusto, perché questo rapporto è di natura teleologico. Sia l'educandus sia il maestro vogliono che l'allievo capisca certe cose. La imputazione del maestro che l'allievo è già sulla via della verità aiuterà il suo sviluppo autonomo e intellettuale.
Nel caso ideale, la persona che capisce una interpretazione, capisce una espressione, si renderà conto che cosa è il noema esplicito e da quale punto egli stesso è la persona che esplica le implicazioni del noema, o anzi segue dei stimoli che solo insieme ad altre premesse non accettate dall'autore né esplicitamente né implicitamente, ma che l'interprete considera vere, possono portare a nuove cognizioni. Dove la demarcazione corretta non avviene, si tratta sicuramente di un fraintendimento, però tali fraintendimenti possono essere produttivi, e ciò su tre livelli diversi. Prima di tutto, la persona che capisce, nel processo di essere stimolato dall'interpretandum, può acquisire una cognizione sostanziale che altrimenti gli sarebbe stata negata. Facendo ciò, egli trascende l'atto della interpretazione, ma siccome cognizioni strutturali, oggettive, sono più importanti di cognizioni sulle opinioni di altre, il prezzo magari non è stato troppo elevato. Molte nuove cognizioni sono state raggiunte in questa maniera, soprattutto in tempi nei quali uno ascriveva a un testo autoritativo la piena possessione, il pieno possesso della verità, perché una persona che scopriva una nuova verità, soprattutto una contenuta implicitamente in un testo, doveva credere che l'autore, che si immaginava come straordinariamente superiore a se stesso, doveva averla già avuta. In questo caso il fraintendimento è produttivo solo per la cognizione del fatto, non per la sua interpretazione, e la persona ermeneuticamente matura probabilmente non avrà più il bisogno di leggere le proprie nuove cognizioni nei testi nei quali magari non ci si trovano. Secondo luogo, se un tale fraintendimento accade in una conversazione, è possibile che la persona interpretata accetta il suggerimento e adatta il proprio noema a ciò che gli è stato imputato. In questo caso, la persona che capisce raggiunge anche una interpretazione corretta dell'altro, non dell'atto intenzionale originario, ma del secondo atto, che è il risultato della propria espressione del fraintendimento produttivo. Dunque, in questo caso, i due interlocutori condividono non solo una cognizione di una verità oggettiva, ma capiscono anche correttamente uno l'altro, e sicuramente questo è uno dei risultati più auspicabili di una discussione. Il terzo caso è, come il primo, un caso di comprensione unilaterale, per esempio quando leggiamo un testo sul quale non possiamo comunicare più con l'autore. Come nel primo caso, scopriamo nel testo una cognizione oggettivamente corretta che però non è contenuta nel testo. Ma l'acquisizione di questa cognizione può rendere il lettore originario, influenzato da lui, capace di più tardi interpretare il testo in maniera corretta e di scoprire in esso aspetti che nessuno aveva visto prima. Questo può succedere perché l'interprete capisce che solo una parte di ciò che lui aveva inserito, e magari altre implicazioni che adesso lui può scoprire solo a causa di certe idee oggettive che trascendono ciò che l'autore sapeva, erano veramente parte del noema esplicito dell'autore. O certe volte il fraintendimento produttivo ci porta a nuove categorie che, per esempio, sono utili nella ricerca delle cause dell'atto noetico. La scientificità delle scienze umane dipende dal fatto che dobbiamo almeno fare un serio sforzo per distinguere tra il noema esplicito e quello implicito, tra ciò che l'autore voleva dire e ciò che l'opera implica al di là delle intenzioni dell'autore. Naturalmente la demarcazione tra interpretazione dell'autore e interpretazione della sua opera non è sempre facile. È soprattutto difficile quando un autore usa molte allusioni che, soprattutto per le generazioni posteriori, sono difficili a
capire e quando usa forme di comunicazione indiretta. Ogni lettore di Platone ha l'impressione che all'interno del dialogo l'interlocutore principale, di solito la figura letteraria di Socrate, e a livello esterno al dialogo l'autore, dunque Platone, che non appare come interlocutore in nessun dialogo, sa molto di più di quanto dica esplicitamente. E questa impressione invita a imputare all'autore certe cose che da lui non vengono mai esplicitamente espresse, ma che sarebbero veramente intese e lasciate deliberatamente implicite, in parte per ragioni pedagogiche, in parte a causa di una decisione fondamentale per una dottrina esoterica che dovrebbe essere resa nota solo a persone caratterialmente valide in discussioni all'interno dell'Accademia. Questa è la famosa tesi della scuola di Tubinga. Questo spiega le enormi differenze che abbiamo nelle interpretazioni di Platone, di cui alcune sono ingegnose, altre semplicemente assurde. Almeno anche qui abbiamo come criterio del comprendere il noema esplicito dell'autore nella intenzione autoriale. Non bisogna negare la validità di questo criterio, anche se uno è convinto che l'unica maniera per avvicinarsi a Platone sono i dialoghi platonici. Anche se questa opinione fosse corretta, e secondo me non lo è, perché nella settima lettera, che non è un dialogo, che secondo me è autentica, Platone parla in prima persona, e perché abbiamo vari resoconti di eccellenti allievi di Platone sull'insegnamento di Platone nell'Accademia, il criterio rimane utile, perché anche se Platone era molto probabilmente il più grande genio dell'umanità, non poteva trascendere completamente la scienza del proprio tempo, e siccome aveva una scuola, anche le sue idee più innovative devono aver lasciato alcune tracce in questa scuola. Idee che dunque non appaiono nella cultura contemporanea, nemmeno nella cerchia dei suoi allievi più stretti, non possono essere accettate come platoniche basandosi su questo criterio, e devono perciò essere rifiutate come fraintendimenti, perché non riescono a spiegare come l'autore è stato in grado di arrivare al proprio noema. Come ho annunciato in questa lezione, voglio oggi concentrarmi non tanto sul problema dell'interpretazione di testi filosofici o testi scientifici, ma dell'opera dell'arte, anche perché so che dai suoi inizi l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha sempre avuto un grande legame col mondo delle arti, ha tentato costruire ponti tra l'interpretazione dell'opera d'arte e il pensiero filosofico. Che cos'è un'opera d'arte? La espressione mimica delle emozioni è evidentemente particolarmente fugace, a differenza della fisionomia che rappresenta il risultato duraturo delle emozioni. Analogamente uno può dire che alcune azioni si concretizzano in un'opera che trascende l'atto mentale, anzi, a differenza della fisionomia, persino certe volte l'attore e persino la cultura alla quale apparteneva. Non solo l'espressione delle emozioni e l'azione, anche l'opera è comprensibile. La persona che cammina per Notre-Dame du Haut de Ronchamp incontra effetti dei pensieri nel senso delle noeses, di Le Corbusier. La persona che sta davanti al cenacolo vede dei pensieri nel senso di Noemata, di Leonardo da Vinci. La natura relativamente duratura di un'opera che trascende la temporalità irresistibile della corrente della coscienza ci dà spesso una base più profonda per i nostri tentativi di comprendere che, per esempio, l'arrossire o un'azione vivace, un'azione veloce, non solo perché possiamo osservare l'opera in maniera più lenta, ma perché l'opera è il risultato di molti atti mentali che superano nella loro complessità emozioni, ma anche le assunzioni e i desideri che sono alla base di ogni azione. Il fatto che la persona si è dedicata a un'opera duratura è spesso espressione della sua coscienza che si tratta di atti particolarmente validi che devono rimanere accessibili ad altre persone.
Perciò non ci stupisce che le scienze umane in gran parte consistono nell'interpretazione di opere e soprattutto di quelle sublimi opere che, a differenza di altri artefatti, noi chiamiamo opere d'arte. Però due cose rimangono vere. Prima di tutto l'opera è il risultato di un'azione o di molte azioni, perché non è facile, ci sono varie descrizioni dello stesso comportamento e perciò si può interpretare dipingere un ritratto come una serie di molti atti diversi o come un'unica azione. Secondo luogo, l'azione è più vicina alla corrente della coscienza che il risultato. La persona che osserva in quale successione i colori vengono messi sulla tela o quali correzioni avvengono ha potenzialmente accesso a aspetti della corrente della coscienza che sono negati all'osservatore dell'opera completa, almeno se i pentimenti non sono troppo evidenti. La persona interessata alla psicologia dell'arte deve desiderare di essere testimone della produzione dell'opera d'arte. Anche se questa osservazione è corretta, però essa manca, essa non riesce a cogliere un aspetto importante. Non è un caso che l'estetica più importante consiste nell'estetica dell'opera dell'arte, non nell'estetica della produzione o della ricezione, e che il grande artista stesso di solito preferisce che il pubblico e i critici si occupano della sua opera e non della produzione dell'opera. Perché? La risposta diventa solo comprensibile se ci ricordiamo dei momenti volitivi e normativi nella corrente della coscienza. L'idea dell'opera dell'arte guida il processo mentale che si manifesta nella creazione dell'opera d'arte. Almeno nel background di tutte le fasi dell'azione questa idea è presente. Possiamo distinguere due tipi di artisti, che io voglio chiamare gli artisti visionari e gli artisti correttori, naturalmente ci sono passaggi da uni agli altri. Nel primo caso, l'idea dell'opera compiuta è già presente dall'inizio del lavoro fisico, del lavoro, della pittura o della scrittura, probabilmente perché c'è stato un lungo tempo di incubazione, mentre nell'altro caso, nei correttori, la immagine definitiva dell'opera compiuta viene corretta continuamente nel processo del lavoro, dato che all'inizio c'è un'immagine ancora abbastanza vaga. Basta paragonare partiture autografe di Mozart e Beethoven per capire ciò che voglio dire. Come Mozart, anche Dickens, quando scriveva i primi capitoli, almeno dei suoi romanzi più maturi, doveva avere già in mente quasi tutti l'opera, perché come voi sapete lui pubblicava ogni settimana, ogni due settimane, un capitolo dei suoi libri, e non aveva già scritto gli altri, ma siccome le opere sono di una organicità straordinaria, doveva già sapere in molti dettagli quello che voleva scrivere dopo. L'opera è, come si può dire, il condensato dei migliori aspetti della sua vita mentale, e solo questo condensato deve sopravvivere, mentre il resto della coscienza, della corrente della coscienza, può essere abbandonato all'oblio. Non solo lo scultore deve eliminare del marmo dalla statua, ogni grande artista deve tagliare innumerevoli atti mentali dalla sua corrente di coscienza per raggiungere le cose essenziali che vengono manifestate nell'opera d'arte. In ogni caso, l'opera è un passo più lontano dalla vita mentale del creatore che le azioni che la producono. Parlando delle azioni, noi sappiamo che non sempre riusciamo a implementare la nostra volontà nel movimento fisico. Ciò vale naturalmente anche per l'artista, ma se il pittore deve spiegarci che cosa avrebbe voluto rappresentare, amabilmente ci informa sulla sua vita mentale, ma non ci convincerà che possiede le capacità psicomotoriche senza le quali non può essere un grande pittore, un grande pianista. Sicuramente ogni artista, di solito attraverso error and trial, deve trial and error, tentativi e errori, deve imparare le peculiarità del materiale nel quale vuole esprimere le proprie idee, e spesso dovrà adattare le sue idee ancora concepite
senza relazione al materiale, ha le leggi della materia che ha scelto. Ma il maestro è quello che ha superato questo processo e che non ha più difficoltà a fare entrare la sua idea nella materia. Nonostante questo sia ovviamente il caso, anche il grande artista che non farà cose che non vorrà può sempre produrre degli effetti accidentali delle proprie azioni che non aveva inteso. In che senso questo è possibile? Se dice prima che il grande artista non è una persona che produce qualcosa del quale vuole che non appaia nella sua opera. Bene, il fatto che qualcuno non vuole, che qualcuno non fa pizza, vuole che non sia realizzato, non implica che tutto ciò che lui fa sia voluto da lui, perché non ho detto che non vuole che P. Quando una persona scrive una parola, mettiamo Marotta, evidentemente deve voler avere avuto un atto intenzionale di scrivere Marotta, ma ciò non significa che ha voluto necessariamente scrivere una O, perché dopo l'abitualizzazione della scrittura noi non dedichiamo più attenzione ai singoli atti che producono le lettere che poi producono la parola. E in maniera simile una persona che ha dipinto, mettiamo 20 figure su un quadro, non ha necessariamente voluto 20 volte di dipingere una persona, ma ciò non significa che egli aveva un atto volitivo di dipingere 20 persone. Ha voluto 20 volte dipingere una persona, ma non possiamo necessariamente ascrivergli un atto volitivo di fare 20 persone. Non è nemmeno garantito che dopo aver compiuto la sua opera, nella contemplazione di essa, se ne sia resa conto. Questo magari sembra un po' esagerato, perché contare è una cosa relativamente naturale, ma due altre molto più frequenti situazioni rendono chiaro ciò che io voglio dire. Da Platone e Aristotele in poi l'opera d'arte è stata paragonata con un organismo e sicuramente a causa della molteplicità di relazioni tra le varie parti che caratterizzano sia un organismo sia un'opera d'arte. Ogni persona artisticamente dotata tenterà di realizzare alcune di queste relazioni e vedrà altre relazioni dopo il loro compimento, ma il fatto che lui voleva produrre ogni parte non significa che lui voleva produrre tutte le relazioni che esistano tra le parti. Queste possono essere effetti accidentali e non intenzionali di ciò che lui voleva fare. Probabilmente lui ha un sentimento estetico che lo guida quando evita delle relazioni che sarebbero detrimentali al valore estetico dell'opera. Anzi, può benissimo darsi che lui abbia un senso positivo, che l'insieme delle relazioni è coerente, anche se non è in grado di nominare tutte le relazioni esteticamente rilevanti. E questo vale anche, per esempio, per quanto concerne la somiglianza di un'opera di un'arte a un'altra opera di arte, anche se non è voluta, è una proprietà relazionale dell'opera, sebbene non della materia, dell'atto volitivo. Tra la somiglianza che meramente sussiste e quella che è voluta, bisogna poi riconoscere il terzo caso, che uno nel momento in quale sta creando l'opera d'arte, non mentalmente si mette in relazione con l'altra opera di arte, ma che quest'altra opera di arte, prima in un atto intenzionale separato, fu percepita e che reminiscenze inconsce continuano a influenzare il processo creativo. È un fenomeno credo che molti artisti conoscono. Uno dipinge un quadro e un amico lo ammira e dice: ma questo mi ricorda quel quadro, non so, di un grande maestro del passato. E lui imbarazzato dice: hai ragione, ma non ci ho pensato quando l'ho fatto. Parlo dunque della possibilità che un artista produca proprietà in un'opera d'arte delle quali lui non si rende conto. Molto più esagerata è la tesi che il grande artista è capace di creare qualche cosa solo perché gli manca la capacità di
riflettere sui principi che guidano il suo lavoro. Questa è una tesi che per esempio si trova in Nietzsche, paragrafo 369 della Gaia Scienza. Anche se io non voglio escludere che ciò sia valido per un certo tipo di artista, sicuramente la tesi non può essere generalizzata a tutti gli artisti. Anzi, credo che bisogna distinguere tra artisti irriflessivi e artisti riflessivi. Una differenziazione che non coincide con quella tra visionari e correttori, anche se molto probabilmente tra gli artisti irriflessivi si trovano più visionari. Perché i correttori di solito sono quelli che misurano ciò che hanno fatto a certe regole che, delle quali si rendono conto. Ciò porta a una distinzione molto importante dal punto di vista adesso non dell'opera dell'arte, ma dell'interpretazione dell'opera dell'arte. Da una parte abbiamo l'estetica della produzione, che è interessata particolarmente ai processi che portano all'opera d'arte, e l'altra è l'estetica dell'opera dell'arte, che si concentra sulle proprietà dell'opera dell'arte e non è interessata per niente ai processi mentali. Il primo autore fa un contributo molto valido, per esempio, alla psicologia dell'arte. Studierà i primi abbozzi di un pittore, studierà i suoi diari, le lettere ai suoi amici, per capire come ha sviluppato le sue idee, mentre l'altro si concentra solo sulle proprietà dell'opera dell'arte e astrae completamente dalla genesi dell'opera. Nella storia della scienza c'è la distinzione analoga tra la storia della scienza interessata al context of discovery, il contesto della scoperta, e la storia della scienza interessata al context of justification, il contesto della giustificazione. Classico esempio, se lei legge Euclide, il context of justification è il fatto che abbiamo pochi assiomi e una deduzione quasi sempre rigorosa dei teoremi, un'architettura splendida di tutta l'opera, ma Euclide mai ci dice come una persona ha scoperto la prova, perché una prova può essere rigorosa, ma ciò non ci dice come uno è arrivato alla prova. Mentre quello che è interessato al context of discovery è la persona che vuole sapere come mai il scienziato ha avuto la idea che gli ha permesso poi di sviluppare una prova rigorosa. Così le qualità, diciamo, di rigore logico corrispondono nella storia della scienza a quelle di qualità estetica nell'interpretazione della estetica dell'opera dell'arte. Naturalmente uno può dire che l'interesse è rivolto alla psicologia sia dell'opera d'arte sia dell'opera scientifica, in verità non cattura nemmeno la vera intenzione della persona che crea un'opera, che di solito preferisce che solo gli atti mentali che si manifestano nell'opera, e magari anche proprietà dell'opera che trascendono questi atti, vengano studiati. E questa intenzione dell'autore è basata nel sentimento che i mentali atti che anticiparono l'opera sono di un valore straordinario e che, paragonati con essi, i momenti che hanno contribuito causalmente alla produzione dell'opera arte hanno un valore inferiore, perché l'essenza di una cosa non è mai identica con la sua causa, per dire una banalità metafisica. Dunque, in questo senso, mi sembra errato se per esempio il famoso New Criticism, un'estetica rivolta all'opera dell'arte nel mondo anglosassone verso la metà del secolo XX, dice che loro sono completamente anti-intenzionalisti, come William Whimsett e Monroe Beardsley nel famoso saggio del 1946, nel quale dicono non siamo per niente interessati alle intenzioni dell'autore. Quello che in verità loro fanno è che loro selezionano certe intenzioni, le intenzioni che si manifestano nell'opera dell'arte, ma non possono rinunciare completamente alle intenzioni dell'autore, perché i segni sono segni solo se hanno un significato solo se vengono interpretati dall'autore. Le stesse parole in varie lingue hanno significati diversi, lo stesso motivo iconologico in una cultura molto diversa dalla nostra ha un significato completamente diverso. Dobbiamo conoscere le intenzioni del pittore o dello scrittore per sapere se un'interpretazione è accettabile o no. E come dicevo, la concentrazione sulla selezione presente nell'opera d'arte è qualcosa che l'autore stesso ha voluto. Il pittore polacco tedesco francese Balbus nel 68 scrisse al critico dell'arte John Russell un famoso telegramma in
e connessione a una retrospettiva delle sue opere della Tate Gallery, che diceva: "No biographical details. Begin. Balvus is a painter of whom nothing is known. Now let us look at the pictures. Regard. B. Non voglio dettagli nessun dettaglio biografico. Cominciate. Balthus è un pittore di cui non si sa niente. Adesso guardiamo ai suoi quadri. Grazie, Balthus." E sicuramente una delle ragioni perché le sculture greche sono così affascinanti è che ci affascinano come opere d'arte, non come espressione di complessi problemi psichici dei loro creatori, che magari c'erano, ma per fortuna non ne sappiamo niente. E allo stesso tempo però l'opera appartiene a un'ermeneutica perché è espressione di un atto mentale, una volontà di produrre un'opera d'arte che è stessa basata in percezioni di oggetti naturali, come anche di altre opere d'arte, e in decisioni estetiche. Di solito la decisione estetica consiste nell'essere affascinati da un oggetto e nel rifiuto del trattamento di questo oggetto da altri artisti. Uno ha visto varie rappresentazioni, non so, di un albero, e dice: no, questa non è la maniera come un albero è catturato nella propria essenza, e perciò Corot fa degli alberi assai differenti dai suoi predecessori. Questo vale anche per un filosofo, no? Uno ha letto vari libri sull'ermeneutica, l'impressione no, non sono corretti, e bisogna tentare di offrire un'altra intenzione. Allo stesso tempo, intendere l'opera dell'arte non è solo meno e anche di più che afferrare la intenzione dell'autore. Anche questo, naturalmente, ripeto, corrisponde a un atto più complesso dell'autore, perché non solo il vero artista non vuole che uno costruisca tutti i suoi pensieri, anche non desidera che uno si limita ai pensieri che lui stesso ha avuto quando stava producendo la propria opera d'arte. Ciò non significa che l'autore non ha il diritto di rifiutare certi fraintendimenti come assurdi, ma l'autore di un'opera d'arte può sempre incontrare nuove interpretazioni che lo educano e gli aiutano a avere nuove idee, è una buona idea se egli non interpreta la propria opera in una maniera che esclude opere. Interpretazioni ulteriori. In che senso questo è possibile, che noi vediamo degli aspetti in un'opera d'arte che l'autore stesso non aveva in mente? Voglio distinguere brevemente, non posso trattare qui tutto in dettaglio, tre fattori. Prima di tutto è chiaro che noi spesso seguiamo delle regole che non siamo in grado di rendere esplicite. Questo vale naturalmente tutto per gli artisti, i riflessi. Molte persone non educate parlano un buon italiano, ma non sono in grado di spiegare le regole della grammatica italiana a uno straniero che vuole saperle. I primi matematici greci, in certo senso fino all'Accademia di Platone, erano geni della matematica assolutamente straordinari. La metodo dell'esaustione di Eudosso, sviluppato nel libro XII di Euclide, è assolutamente rigoroso, non è così potente, ma è una forma anticipatore del calcolo infinitesimale che ha impiegato più di 200 anni per diventare rigoroso, mentre il metodo di Eudosso è rigoroso dall'inizio, ma non c'era ancora nessuna logica. La logica è stata sviluppata poi dopo da Aristotele. Ciò significa che uno naturalmente può argomentare in maniera logicamente rigorosa senza aver studiato la logica. E lo stesso vale naturalmente anche per le misure estetiche. Per esempio, noi sappiamo che i famosi Guslar, che vennero studiati all'inizio del secolo XX in Jugoslavia, loro avevano una tradizione simile a quella dell'epopea omerica di recitare canti complessi. Loro seguivano certi pattern metrici che gli studiosi, Alfred Lord che era uno slavista, analizzavano, ma non erano in grado di formularli. Però potevano immediatamente dire se uno gli proponeva un altro verso: questo non è un verso corretto, ma non erano in grado di nominare le regole secondo le quali loro producevano i propri versi. E ciò vale naturalmente anche per figure retoriche, nell'ambito della oratoria, per figure musicali della musica, per certe proporzioni nel disegno.
E ancora di più questo naturalmente è valido per la ricezione di un'opera d'arte. L'effetto enorme della musica è raramente accompagnato, solo in casi eccezionali, da capacità analitiche da parte di quello che gode la musica, anche se sicuramente queste capacità analitiche aumentano il godimento estetico. Io stesso purtroppo sono completamente stonato, non ho nessuna educazione musicale, io godo la musica ma non ho la capacità di spiegare ciò che avviene, come sta per essere declinato un tema in una fuga di Bach. Tutto questo è parte del critico, di puntare, di eruire queste regole che, ripeto, certe volte non sono nemmeno chiare al produttore dell'opera d'arte. Il secondo aspetto, che è molto importante, è implicito in quello che dicevo prima sulla possibilità di intendere un autore meglio di quanto egli intende se stesso. Nel caso di un'opera filosofica o scientifica è, come dicevo, importante di vedere il limite, di demarcare ciò che l'autore voleva dire, ciò che avrebbe dovuto dire a causa delle sue premesse, ma che in verità non ha detto lui stesso, ma solo la sua opera. L'esempio classico di ciò che è rilevante in questo caso è naturalmente, siccome stiamo in Italia, l'Euclides Ab Omni Nevo Vindicatus del 1633 di Gerolamo Saccheri. La meta dell'opera è di dimostrare il postulato delle parallele di Euclide. In maniera apagogica, Saccheri assume che il postulato sia falso e mentre può escludere con l'aiuto del secondo postulato di Euclide velocemente l'assunzione alla base della posteriore geometria ellittica, sviluppa molti teoremi di ciò che più tardi fu chiamata geometria iperbolica, finché crede di avere scoperto una contraddizione dalla quale lui deduce la validità assoluta del postulato delle parallele di Euclide. La intenzione di Saccheri è stata ovviamente il rifiuto di ogni alternativa alla geometria euclidea, ma ciò che in verità lui ha de facto raggiunto è l'opposto di ciò che voleva fare. Siccome la contraddizione che lui pensava di avere scoperta è solo putativa, la sua opera rafforzò la convinzione di coloro che cominciarono a credere alla possibilità logica di geometrie non euclidee, e si può persino dire che l'opera de facto ha dimostrato per la prima volta teoremi importanti della geometria non euclidea, anche se la meta dell'autore era l'opposto. Mentre l'opera fallì in ciò che l'autore si era proposto, gli si può ascrivere un merito molto maggiore di quello che l'opera aveva inteso. Anche quando non abbiamo delle fallacie, come nella dimostrazione putativa di una contraddizione nelle conseguenze della ipotesi iperbolica, è ovvio che ogni opera deduttiva può essere distaccata dalle intenzioni dell'autore e anzi essere trasformata nel suo opposto. Perché se uno dimostra che A e B, come premesse, implicano C, questo può essere la base di una prova per C, accettando A e B come premesse. Ma chi non vuole accettare C può naturalmente usare la stessa implicazione materiale come base di una reductio ad absurdum. Siccome C, lui dice, è necessariamente sbagliato, la congiunzione di A e B deve essere falsa. Analogamente uno può reagire a una reductio ad absurdum che ci dimostra quale conseguenze assurde ma non inconsistenti seguono da un'assunzione che perciò deve essere rifiutata, può reagire dicendo che io accetto queste conseguenze paradossali perché non voglio abbandonare il punto di partenza. La storia della filosofia e della scienza sono piene di tali trasformazioni di dimostrazioni in reductiones ad absurdum e di reductiones in dimostrazioni. Il terzo punto, dove vediamo che la interpretazione di un autore può distaccarsi da ciò che erano gli atti mentali dell'autore, è il seguente, quando interpretiamo il contenuto di un'opera d'arte. Gli interpreti della fiaba di Goethe, che finisce i discorsi degli emigrati tedeschi, Märchen am Ende der Unterhaltung deutscher Ausgewanderter, o i lettori del processo di Kafka, naturalmente non possono dire niente che è in contraddizione con il testo, per esempio che il giovane alla fine non sposa Lilia o che Josef K. alla fine riesce a scappare.
ma i due testi sono compatibili con interpretazioni molto diverse e c'è ogni ragione di assumere che gli autori hanno scritto le loro storie perché sentivano che avevano un potenziale di significato che non poteva essere esaurito da loro stessi. A differenza del Pilgrim's Progress di John Bunyan, la fiaba di Goethe non è un'allegoria e perciò non si può semplicemente identificare l'Ilie con la verità, la idea, l'amore, l'arte o l'eterno femminileo, tutte interpretazioni che sono state proposte. Ha tratti di ognuno di esse, ma l'opera vuole invitarci a mettere in relazione questa figura con varie qualità ideali, perché a differenza di Bunyan, Goethe non è legato né vincolato a una concreta dottrina religiosa. La sua immaginazione gioca con mitologemi antichi e cristiani e invita il lettore a fare la stessa cosa e dedicarsi a catene di associazioni di cui alcune avrebbero magari sorpreso e dilettato Goethe stesso. In questo senso l'interprete dell'opera non è vincolato dalla interpretazione che Goethe ci ha dato, ma anche qui possiamo dire che era proprio l'intenzione di Goethe che il lettore trascenda le interpretazioni dell'autore e che non lo confonda con un allegorista per il quale ogni figura ha esattamente un significato concreto. Nel caso dell'opera di Kafka, Il processo, che è così misteriosa proprio perché non è una fiaba, ma almeno all'inizio sembra essere un'opera realista, che però nel corso della storia si allontana sempre di più dalla nostra immagine della realtà, dobbiamo partire dall'assunzione che un'idea centrale, la inspiegabile persecuzione di una persona innocente, prese possessione della corrente della coscienza di Kafka e si espresse in quest'opera. Se Kafka stesso si rendeva conto dei vari livelli sui quali questa idea viene esplicata, io non lo so, ed è irrilevante per la mia constatazione che l'opera contiene tutti questi livelli, intendo il livello sociologico-giuridico, il livello psicologico-esistenziale e quello metafisico. Il romanzo è lo studio di un mondo completamente burocratizzato, nel quale il diritto è nient'altro che uno strumento del potere, e Kafka riesce a sviluppare una visione di incubo che in parte anticipa gli orrori dello Stato totalitario che, come sappiamo, in parte procedeva in maniera legale. Naturalmente Kafka non può riferirsi al Terzo Impero perché morì già nel 24, ma come voi sapete tre delle sue sorelle furono poi assassinate dai nazisti, ma è una interpretazione secondo me completamente legittima di leggere il romanzo come una prolessi dello Stato totalitario, anche dello Stato totalitario tedesco. Una prolessi che naturalmente non è deliberata, ma che dimostra la grandezza del testo, che riesce a gettare luce su molto di più di quanto l'autore stesso aveva in mente quando scriveva. Allo stesso tempo il libro dimostra i meccanismi psichici che portano un sistema del genere, soprattutto la ubbidienza anticipatoria delle persone soggette al potere. E siccome questi meccanismi sono fondati in un sentimento di colpa e di isolamento, è facile creare un ponte tra l'interpretazione psicologica e quella esistenzialista. Ma siccome questa interpretazione psicologica è legata a un'interpretazione del mondo come tale, è anche un'interpretazione, è anche una l'interpretazione è anche metafisica. Metafisica naturalmente qui non significa che Kafka accetti la fede in un principio morale del mondo, ma il nostro desiderio per la giustizia è parte della nostra natura ineradicabile di uomini, e anche se questa nostalgia può essere pervertita e usata come strumento di potere, non è solo parte della nostra natura, ma anche fondamento inalienabile del nostro protesto contro questa perversione. Ripeto che non è necessario ascrivere a Kafka tutte queste intenzioni, ma quali siano state le sue intenzioni, l'opera esprime tutto ciò che ho appena detto. Io dico tutto ciò anche se so che molto spesso la interpretazione sociologica, quella psicologica e quella metafisica sono apparse come alternative una
contro l'altra, ma siccome ogni interpretazione ha molti brani del testo a suo favore e siccome non c'è una contraddizione logica tra loro, infatti ho appena tentato di mostrare che c'è persino un nesso logico tra le varie interpretazioni, secondo me tutte devono essere accettate. Naturalmente il presupposto di una tale attitudine conciliante è la compatibilità delle varie interpretazioni, perché naturalmente la proposizione del principio di non contraddizione vale anche per l'ermeneutica, anche se questo fu negato da vari autori. Se due interpretazioni sono logicamente incompatibili, non possono essere tutte e due corrette, possono essere tutte e due false, se non sono opposte in maniera contraddittoria. Ma ripeto, nel caso di Kafka, le varie interpretazioni sono complementari. Mi sembra che spesso le opposizioni drammatiche tra interpretazioni diverse ma compatibili una con l'altra ha una ragione sociologica. La propria interpretazione può essere venduta come innovativa se le interpretazioni anteriori non vengono solo criticate come unilaterali ma come false. Siccome lavori letterari raramente eccitano un grande pubblico, questa pretesa può almeno causare nel proprio dipartimento o nei congressi della propria disciplina una certa eccitazione e magari portare alla formazione di una scuola. Ma di solito noi troviamo che la interpretazione anteriore non era sbagliata ma solo unilaterale, e questo sarà anche il fatto della nuova interpretazione finché alla fine viene proposta una interpretazione sintetica che raccoglie le varie interpretazioni. Voglio finire con dare due brevi esempi. Voi sapete che c'è la grande lotta tra l'interpretazione romana e l'interpretazione harvardiana dell'Eneide di Virgilio. La scuola di Roma dice che Virgilio è un fautore dell'imperialismo augusteo, la scuola di Harvard dice lui è il grande critico dell'imperialismo augusteo. Bene, l'interpretazione corretta secondo me è che Virgilio, senza dubbio, come la scuola di Roma ci insegna, accettò la fondazione di Roma e anche dell'Impero Romano e ammirò l'uomo che si dedicò al primo passo di questo grande compito che trascendeva le sue proprie intenzioni. Ma Virgilio allo stesso tempo, come ha ragione dice la scuola di Harvard, si rendeva conto che il prezzo umano per la creazione dell'impero era enorme e aveva per le vittime dell'arrivo di Enea in Italia, come per le vittime dell'impero, molto più empatia che tutti i suoi contemporanei. Analogamente, Tacito è stato un nostalgico della vecchia Repubblica Senatoria o è affascinato dal desiderio di potere degli imperatori? L'interpretazione rossa e nera di Tacito. Sicuramente Tacito lamentò la fine della Repubblica, ma ciò non lo impedì ad analizzare le nuove tecniche del potere con una curiosità che, accanto al disgusto morale, dimostra anche un fascino intellettuale. E ancora di più è chiaro che la interpretazione estetica basata sulla produzione e quella basata sull'opera d'arte non si escludono e che perciò possono essere completamente compatibili. Voglio finire con tre piccoli dialoghi, che evidentemente sono dialoghi fittizi, tra un poeta e un critico letterario sul problema della interpretazione dei limiti dell'intenzionalismo. E non dico chi sono i poeti, ma sono sicuro che lo capirete molto presto, perché due sono italiani. Che Salivi, alla fine della prima strofa di A Silvia, è sia un anagramma della prima parola, del nome della persona alla quale la poesia è dedicata, è una cosa che io non mi sono neanche reso conto. Risposta, tanto meglio. Ciò dimostra come e in che maniera forte il nome lavorava in lei. Il suo senso per il linguaggio è così forte che anche senza la sua riflessione e coscienza esso è presente nella sua creazione. Meno di 30 anni prima di lei, un grande poeta inglese ha anche evocato una donna morta giovane. Lui parla in A Slumber That My Spirit Seal di Diurnal Course, il corso diurno. Ora, chi legge la poesia varie volte, inevitabilmente pensa a die, morire, urn, urna, e corpse, che nell'Ottocento veniva pronunciato come corse, cioè cadavere. E però se l'autore, in facendo questo,
l'ha fatto deliberatamente, è una cosa che non so e non voglio nemmeno sapere. Ma scusi, lei non deve avere almeno conosciuto le parole die, urn e corpse affinché la sua interpretazione abbia senso. Certo, devono esserci stati atti intenzionali in quali ha animato queste parole con il significato suddetto. Questo è qualcosa che io presuppongo. Ma se questi atti gli erano presenti nel momento della creazione del poema o se hanno accompagnato incoscientemente il processo della ricerca di un'espressione per il proprio sentimento elegico, è una cosa che io non so e che è irrilevante per la mia interpretazione. Mi scusi, un'opera che sarebbe stata creata senza altri, nessun atto intenzionale, sarebbe esteticamente rilevante? Magari, ma solo come un prodotto della natura, per esempio un fiore, che è molto bello anche se il fiore non ambisce a essere bello, ma nessun onore ne crescerebbe al suo autore. Una persona mi raccontò una volta che come giovane amava scrivere poesie, ma che abbandonò la sua poesia quando ricevette un premio. Ma come mai? Questo è un grande incoraggiamento. No, era la più grande umiliazione. Perché la giuria, nella sua giustificazione, laudò soprattutto la sua audace creazione della parola Landsam, era una poesia tedesca, e questa era stata la maniera nella quale era stata chiamato il movimento di una barca verso la terra, no? Land è la terra, Landsam, ma in verità era un errore tipografico, lui aveva voluto scrivere Landsam lentamente e fu così frustrato che decise di diventare professore di letteratura invece di poeta. Posso dirlo, era mio padre. Secondo dialogo, se lei sviene dopo il commovente discorso della sua grande amante, io mi accorgo che lei come poeta è molto più importante che come teologo, perché come teologo lei deve mettere l'adultera nell'inferno, ma come poeta lei dimostra una simpatia notevole per l'adultera. Lei mi offende se pensa che i miei interessi teologici e estetici non sono convergenti. In verità tutto ciò che io faccio esteticamente serve la comunicazione di verità teologiche. E io sono un poeta così grandioso perché sono ispirato da queste verità e non credo per niente al nonsense di dell'art pour l'art. Perciò la lettura attenta del mio libro ha effetti salvifici più ha effetti più salvifici che quella dell'opera che indusse all'adulterio. Ciò però non significa che io non capisco il mestiere del poeta, mentre lei evidentemente non è familiare con i principi più elementari della interpretazione letteraria. Non sono io come autore dell'opera che svengo, è la figura omonima il cui sviluppo io descrivo e che solo alla fine raggiunge il punto di vista che io ho appropriato come poeta e teologo allo stesso tempo. Che il mio eroe all'inizio del suo viaggio, che lo trasforma radicalmente, crede ai discorsi tentatrici di questa donna, dimostra due cose: che questa donna è molto sottile e rimane senza pentimento, e che il mio eroe è ancora molto ingenuo. Se invece di limitarsi al quinto canto avesse continuato a leggere, avrebbe scoperto che il mio eroe dimostra sempre meno compassione alle figure che vede, come Filippo Argenti e Alberigo. Sicuramente questo ha anche da fare col fatto che i loro crimini sono più grandi del mero adulterio, ma anche da fare col fatto che il mio eroe matura e comprende sempre meglio la giustizia divina nei punimenti dell'inferno. Questa giustizia è presente dall'inizio, e se il mio eroe dopo il nono cerchio sarebbe ritornata da quella donna, non sarebbe più in grado di commuoverlo. Posso immischiarmi nella loro conversazione come terza persona? Certo, lei è un poeta molto più complesso di quanto il suo interpreta stava imputandole, e bisogna ricostruire la sua intenzione come lei l'ha spiegato. Ma la mia ammirazione per la sua arte non mi obbliga a condividere le sue idee morali e teologiche, e a me punizioni eterne, e non solo per l'adulterio, mi sembrano poco proporzionali. Io voglio essere in grado di godere la sua opera anche senza dover condividere i suoi giudizi di condanna. E io trovo che lei non solo psicologicamente e sottilmente rende l'autoimmagine
dei reprobi, la loro tendenza a scusare senza pentimento ciò che hanno fatto, ma che alcuni dei suoi caratteri, però non Francesca, nell'inferno dimostrano una grandezza che manca a vari caratteri nel purgatorio e nel paradiso. Non può essere stato facile per lei di rappresentare questi caratteri in maniera così complessa, perché lei non ha mai dubitato la giustizia della loro dannazione, ma il fatto che lei è riuscito a formare figure così complesse, come Cavalcanti, mi riempie, o Farinata soprattutto, come Farinata, mi riempie di ammirazione per il suo senso di giustizia e per la sua percezione della complessità morale del mondo, che certe volte la devozione religiosa non riesce a comprendere. Ultimo piccolo dialogo. Il carattere principale nel mio romanzo è inteso e è stato concepito come figura ridicola. Che lei l'ha concepito come tale, come autore lo sa meglio di tutti gli altri. Però scrivere un lungo romanzo in due volumi è un processo che dura molto tempo. Non si può escludere che nel corso di questo processo l'intenzione autoriale si sia cambiata. E a me sembra che l'immagine del suo eroe, almeno nel corso del primo volume, diventa sempre più impressionante. All'inizio lei voleva scrivere una satira su un hidalgo impoverito che era diventato pazzo a causa di letture di storie di cavalieri e voleva, in concordanza con una delle centrali scoperte della prima modernità, dimostrare che buone intenzioni non bastano, ma possano avere conseguenze negative, è come l'immischiarsi dell'hidalgo in vari affari porta a delle difficoltà non solo lui e il suo scudiere, ma anche le persone che vuole aiutare. Ma magari contro la sua propria intenzione, la sua creatura, come il golem, questa volta però più benigna del suo creatore, sviluppa un diritto autonomo contro di lei, perché lei può crescere, sviluppa un diritto autonomo contro di lei, cioè siccome può crescere solo attraverso lei, contro la sua distanza ironica dell'inizio. Se lei si sia resa conto di questo non lo so, ma io so che alla fine del suo primo volume, grazie a una causa di accidenti avventurosi, il suo eroe opera in maniera benefica. Naturalmente lei vuole soddisfare le aspettative dei lettori, ma si ha l'impressione che la fondamentale onestà del suo eroe, che non può essere perturbata da nessuna frustrazione, la impressiona e che perciò lei lo fa soccorrere dalla provvidenza divina. Sicuramente l'autoillusionamento del suo eroe, aumentata dall'immagine che ora la gente si fa di lui, grazie al suo primo volume che in maniera geniale lei riesce a integrare nell'universo fizionale del suo secondo volume, magari lo rende ancora più pazzo nel secondo che nel primo volume. Ma quando alla fine del suo libro, In faccia della morte, arriva l'autocognizione e si autodefinisce buono, lei ha superato la sua intenzione originaria e la sua creatura è diventata veramente un modello per l'umanità. Magari lei vuol dimostrare che qualcuno che ha buone intenzioni ma è pazzo è una figura ridicola, ma a me mi ha mostrato che una persona che è pazza ma che rimane puro e buono è sublime. Mio caro, lei è completamente un romantico. Se vuole veramente sapere come fino alla fine del romanzo io rimango distaccato dal mio eroe, legga il capitolo del più grande interprete della letteratura del secolo XX, che fu solo aggiunto nel 49 alla seconda edizione della sua opera principale, e poi lei mi capirà in maniera corretta. Io conosco il suo capitolo e Erich Auerbach veramente è riuscito a catturare ciò che lei vuole fare, ma mi scusi, io non voglio capire lei, io voglio capire il suo eroe. E lei è un genio, ma lui è buono. La sua opera è più importante di quanto lei pensa, perché la sua fantasia era più grande del suo cuore. Quello che è vero nel suo romanzo è qualcosa che lei ha determinato attraverso la sua creazione, ma nella valutazione morale della sua figura lei non è l'ultima autorità. Io di solito accetto uno storico che, basandosi sulla ricerca delle fonti, ascrive a una figura storica un certo comportamento perché è molto più competente di me, ma non devo accettare la sua valutazione morale di questo comportamento perché in quanto storico lui non ha una competenza nell'etica. Ora, rispetto ai fatti, anche lo storico non è infallibile. Lei invece come autore
è infallibile perché ha creato i fatti nel suo universo fizionale. Ma nell'analisi morale di questo universo, lei non è superiore a ogni lettore. Sicuramente non è interprete e migliore del suo autore. Alla complessità morale della valutazione virgiliana di Didone, la condanna medievale basata su uno spirito fondamentalmente misogino non è uguale. Ma l'umanità ha fatto progressi e in un'era di burocrazia senza cuore io non smetterò ad amare il suo eroe più di quanto lei l'ha amato. Anzi, paradossalmente, di amarlo così fortemente perché la sua distanza ironica non gli ha dato quella autocompiacenza sentimentale che rende i tardi posteri del cavaliere della triste figura, che invece di riflettere sull'ordine morale del mondo riflettono sulla propria bontà, così intollerabili. Se lei fosse stato creato, cosa che Dio stesso ha prevenito, come me, non avrei mai potuto scrivere il Don Chisciotte. Ma se io fossi come lei, non potrei valutare la sua opera e il suo eroe come loro meritano di essere valutati e come lei, mio caro Cervantes, non è capace di farlo. Grazie per la vostra attenzione. Grazie al professor Hösle. L'esposizione è stata ricchissima, ci sarebbero tantissimi punti sui quali fermarsi. È stata anche una lezione di estetica, se vogliamo, perché siamo entrati nel problema della eterogenesi delle intenzioni dell'autore nell'opera creata, ma anche dell'eccedenza in generale dell'opera rispetto alle intenzioni dell'autore. Per introdurre il dibattito mi permetto soltanto due irriverenti considerazioni e, diciamo così, associazioni di idee. In primo luogo, intendere un autore meglio di quanto egli abbia inteso se stesso. A me è venuto in mente Tucidide. Tucidide introducendo i grandi discorsi degli uomini politici, di Pericle, ma anche di altri uomini politici, dice: io non ho assistito personalmente, non sono stato personalmente testimone di tutti questi discorsi, ma li ho composti così come, secondo me, queste persone li avrebbero dovuti pronunciare, cioè sviluppandone i presupposti impliciti ed espliciti e traendone tutte le conseguenze. Quindi l'opera d'arte, l'opera intellettuale è anche in se stessa già, come dire, interpretazione delle intenzioni della storia, per esempio, delle azioni che si compiono. Quindi questa bellissima prospettiva che ci è stata presentata la potremmo quasi moltiplicare in un gioco di specchi, per cui questa ricerca delle intenzioni può, come dire, può scavare in tante molteplici direzioni. La seconda cosa che vorrei dire molto rapidamente è che Emmanuel Carrère racconta di Dickens la seguente storia. Dice che cominciarono a uscire le puntate del grande romanzo David Copperfield, e in questo romanzo c'era un personaggio di una donna nana cattiva, no? Che appassionava molto i lettori, solo che Dickens ricevette una lettera da una donna che per caso assomigliava moltissimo a questo personaggio, e questa donna diceva: da quando sta uscendo il suo romanzo la mia vita è un tormento, perché tutti ormai mi identificano con questo personaggio e per favore faccia qualcosa. E sembra che Dickens a quel punto abbia deciso di cambiare le caratteristiche del suo personaggio. Quindi, come dire, anche le intenzioni dell'autore possono entrare, come dire, empaticamente
in relazione con quelle dei suoi lettori, ma questo lo dico naturalmente in maniera scherzosa rispetto alle diciamo, cose molto serie che invece abbiamo ascoltato. Quindi a questo punto penso che possiamo vedere se c'è qualche considerazione. Posso rispondere a queste tue riflessioni? Ah, beh, se lo credi opportuno. No, io trovo molto interessanti i due punti, voglio cominciare con il secondo. Scusa, ti correggo un momento. In verità non era una similitudine accidentale. Dickens aveva incontrata questa donna che era un nano, ecco. E la descrive nei primi capitoli dove appare come una mezzana, e lei era furente quando lesse questo articolo, perché naturalmente anche per gli altri era ovvio, siccome c'erano poche nane nella funzione sociale, credo fosse direttrice di un salone di bellezza dove si o di manicura eccetera, che lei era intesa, e scrisse una lettera molto rattristata a Dickens: ma lei come può dipingermi in questa maniera? E Dickens trasformò il carattere e diventa uno dei caratteri più nobili. Alla fine lei picchia una delle persone cattive e Dickens interrompe la narrativa: brava Moucher, che tu hai fatto tutto questo, e dà una grande lode. Credo che, se mi ricordo, il nome della nana era Hill, ma nel romanzo diventa Moucher. Ma era qui veramente un caso. Ora, Dickens naturalmente nel corso dei romanzi cambiava alcune cose. Il caso più famoso è che a livello di bozze dell'ultimo capitolo della sua opera, secondo me suprema, il Great Expectations, cambia che Pip rincontra Estella e che, diciamo, non è chiaro se si sposeranno o no, ma c'è una possibilità nella prima versione che aveva fatto, lui l'aveva, è tolta. Dunque, io non ho mai detto che Dickens, quando scriveva un romanzo, cioè volevano fino a 1000 pagine, dall'inizio sapeva ogni dettaglio, ma deve avere avuto una struttura molto chiara in mente, anche se di solito noi abbiamo le pagine che lui ha prima di cominciare a scrivere per i giornali, sono 3-4 pagine in cui fa uno schizzo del romanzo, ma deve avere sentito, se si vuole, la sinfonia del romanzo in gran parte, ma poi, essendo una persona sensibile, se c'erano critiche giustificate, questo carattere sembra essere una caricatura di una persona che non ha nessuna responsabilità per essere piccola, per farla anche mezzana, allora lui capiva, come persona morale, questo non è giusto, cioè c'erano sempre modificazioni. E anche, diciamo, da un romanzo all'altro ci sono state modificazioni. Voi sapete sicuramente, perché è il romanzo di Dickens più noto, che in Oliver Twist, almeno per i giovani, il romanzo più noto, c'è questo ebreo Fagin, che è una persona che alla fine viene poi impiccata, che è veramente una persona abbastanza mostruosa, e naturalmente Dickens è stato criticato dagli ebrei: tu hai introdotto un ebreo in maniera mostruosa, e poi ha sentito il dovere in Our Mutual Friend di introdurre un ebreo estremamente nobile per dimostrare: io non sono per niente un antisemita. Infatti non lo era, ma voleva rendere chiaro, quando veniva criticato, che prendeva in serio i punti di vista di critica del pubblico. Per quanto riguarda il primo punto, naturalmente è molto interessante quello che tu dici. Infatti noi sappiamo che gli storici antichi descrivevano i discorsi, in parte perché non li conoscevano, come Tucidide dice in questo passo, in parte anche se li conoscevano, li imbellivano, perché la loro opera di arte non aveva solo la loro opera storico non aveva solo la pretesa di essere un documento di ciò che era avvenuto, ma essere anche un'opera d'arte. Per esempio, noi abbiamo la versione epigrafica del discorso che l'imperatore Claudio diede quando, se mi ricordo, donò la cittadinanza ai Galli, la cittadinanza romana ai Galli, non solo la cittadinanza, ma permise ai Galli di diventare senatori nel senato romano. E c'è anche lo stesso discorso nelle Annali di Tacito. E siccome abbiamo l'originale del suo discorso e ciò che Tacito ha fatto, ci accorgiamo, e Tacito in questo caso aveva anche lui l'originale del discorso, l'ha considerevolmente abbellito per renderlo consono allo stile della propria opera d'arte. Cioè, ci sono idee diverse nell'antica storiografia di ciò che un artista deve fare, ma credo che Fiorina abbia completamente ragione, sono ultimativamente basate su quello che io dicevo prima, che un educatore ha quando un allievo dà una risposta non corretta, dice: ma tu in verità volevi dire questo? E l'allievo dice: certo, certo professore, è proprio quello che volevo dire. Così anche lo storico, quando è confrontato con un discorso che non corrisponde ai massimi criteri della oratoria, lo abbellisce per renderlo più degno sia del autore del discorso reale, sia della propria opera d'arte. Certo, certo.
Prego. Prego. Vuole venire qui cortesemente? Sì, no, volevo sapere se lei ha sfiorato l'argomento, insomma, l'interpretazione psicanalitica, come la classifica, è una forma di ermeneutica, però non si può definire noematica. D'altra parte, chi interpreta pretende di sapere l'autore molto di più di quello che l'autore. Nel mio libro ci sono due capitoli su Freud, cioè parlo abbastanza lungo del problema dell'interpretazione analitica. So già oggi che mi inimicherò molti psicoanalitici perché sono abbastanza critico di Freud, cioè io riconosco e tento di ricostruire il concetto dell'incosciente, infatti l'ho anche usato. Secondo me, evidentemente, la nostra vita mentale è una piccola isola in un complesso, in un'attività estremamente complessa del nostro cervello, e solo una piccola parte di ciò che sta avvenendo nel nostro cervello arriva a livello cosciente, evidentemente. Io credo che Freud abbia scoperto che ci siano molte, molte strutture nella nostra corrente di coscienza che possono essere spiegate non assumendo altri atti mentali anteriori, come nel parallelismo classico, ma assumendo una influenza di strutture che lui chiama incoscienti, ma che in verità, secondo me, sono strutture fisiologiche che dirigono lo sviluppo della mentalità. Il problema del concetto dell'incosciente in Freud è stato già analizzato molto presto. Sembra essere una contraddizione ad adiecto, perché se accettiamo il dualismo cartesiano, un atto mentale per definizione è cosciente, se qualcosa non è cosciente non è un atto mentale. E l'unica maniera nella quale, secondo me, si possa giustificare l'assunzione di atti mentali non coscienti è assumere che o sono atti dove il livello di coscienza è molto basso. Un esempio che probabilmente noi tutti abbiamo fatto, io vado sul campus della mia università, passo un gruppo di persone e quando li ho già passati dico: ah, c'era il collega X. Cioè nel momento della percezione non l'ho percepito, ma qualcosa è arrivato a livello mentale, perché poi mi ricordo che l'ho visto, anche se non l'ho visto quando l'ho visto. Solo mi ricordo che l'ho visto, ma non l'ho visto quando l'ho visto. Cioè ci sono molti atti della nostra mentalità che sono al margine del focus dell'attenzione, del fuoco dell'attenzione. E questo è un punto importante per spiegare parte della teoria psicoanalitica. L'altro aspetto è che ci sono sedimenti, io direi fisiologici, di atti mentali. Mettiamo l'esempio freudiano. Una persona, non so, io credo che alcuni dei casi che Freud ci dà di disturbi mentali sono estremamente plausibili. Ossessioni di persone con nevrosi. La nevrosi è il meccanismo nella quale, per esempio, certi traumata si ripetono. La persona ha avuto un trauma, non vuole ricordarsi del trauma, e l'atto volitivo di non volersi più ricordare di quello ha successo, nel senso che molto spesso, molto raramente pensa a questa cosa, ma in casi dove i meccanismi di autocontrollo sono minori, come nei sogni, questi traumata possono riapparire, o naturalmente possono riapparire nel comportamento di una persona. Il comportamento della persona ripete certi atti in maniera ossessiva che furono subiti. Nel momento nel quale la persona li ripete, l'atto non è accompagnato da atti mentali, ma gli atti mentali, le esperienze subite in questo atto mentale si sono sedimentate in un certo comportamento del corpo. E ripeto, tutto questo io credo sia un'analisi molto utile. Credo che le interpretazioni che Freud ha dato dell'opera letteraria di solito sono disastrose, e la cosa che ha influenzato poi interpreti molto inferiori a lui va al di là di cose che possiamo immaginarsi. Sono interpretazioni spesso assurde.
Secondo me l'opera migliore che Freud ha scritto su un'opera d'arte è il Mose di Michelangelo a San Pietro in Vincoli, anche se qui la tesi principale secondo me non è corretta, ma almeno è un'opera che ha una certa plausibilità e si vede che era un grande osservatore, per esempio, dell'opera dell'arte. Ma quello che ha scritto per esempio su Dostoevsky e il problema del parricidio è assurdo. Oggi noi sappiamo che il padre di Dostoevsky non fu vittima di un parricidio. Ci sono molte storie, anzi non fu vittima non di un parricidio, ma non fu ucciso da altre persone, fu una morte naturale. Cose che lui, c'è un circolo, lui vuole spiegare per esempio il problema del parricidio nei fratelli Karamazov, dicendo è un'esperienza di Dostoevsky che il cui padre fu assassinato, anche se a quel tempo c'era una certa ma non chiara evidenza, e Dostoevsky sentiva responsabile per la morte del padre, no? Oggi sappiamo che infatti il padre di Dostoevsky non fu assassinato, anche a quel tempo l'evidenza non era per niente molto forte, ma siccome lui vuole spiegare perché lui è interessato al problema del parricidio, deve dire perché si sentiva colpevole dell'omicidio del quale è stata vittima il proprio padre. Qui viene poi progettata nella psicologia dell'autore qualcosa che in verità non è avvenuto. Io sono molto scettico che la interpretazione psicoanalitica nella scienza e letteratura sia stato un grande progresso, ma credo che Freud ha scoperto che la nostra vita mentale è una isola in una grande complessità di strutture che muovono l'organismo in una maniera teleologica, spesso indirizzato verso attività sessuali, anche questo credo sia corretto, anche se io per esempio insisto, questo era implicito in varie cose che ho detto, che c'è anche una teleonomia inconscia che non ha niente da fare con la sessualità. Il grande artista ha un sentimento in che direzione deve cercare, no? Questa è stata una cosa che è stata per esempio analizzata molto bene da Poincaré, il grande matematico francese. Come mai una persona ha una invenzione? Perché alcune persone sono inventori maggiori di altre? Perché certi matematici trovano delle prove più che altre? In parte si può dire passano più tempo occupandosi di matematica, ma ci sono molti studenti che passano molto tempo di matematica e non diventano Poincaré. Bisogna assumere che la mente del genio funziona incoscientemente in tale maniera che a causa di certi meccanismi di selezione che non sono consci, il genio ha un senso in quale via andare, c'è un'attrazione per... sono cose probabilmente nella struttura del cervello che portano a delle soluzioni, cioè c'è una telonomia interna nella maniera nella quale certi cervelli funzionano che porta più velocemente e più spesso a soluzioni che in altri cervelli. Questo mi sembra quasi inevitabile, assumere che ci sia una tale telonomia. E ciò spiega anche qualcosa come una attrattività di una certa idea, no? Un esempio, c'è un romanzo americano che è scritto da un nero, Invisible Man, che tratta problemi di colore, dove c'è una storia dove una persona lavora in una fabbrica di colori, c'è un problema di colore. E gli interpreti hanno subito detto, questo è un esempio che lui voleva connettere col problema della razza nel romanzo. E lui ha detto, io non ci ho per niente pensato quando ho scritto il capitolo. È vero che non ci hai pensato, ma tu eri una mente artistica e perciò hai scelto delle varie episodi che potevi narrare qualcosa che incoscientemente era legato al tema del colore in questa storia su dei colori usati. Questo mi sembra un esempio di una attrattività, cioè la mente dell'autore che lavora a un certo tema è più sensibile alle tante idee che entrano nella nostra testa, sente, senza rendersi conto perché questo episodio fix, come si dice in inglese, c'entra col resto del romanzo, grazie a un istinto artistico che il non artista non ha. Prego. Molto brevemente, io volevo, se possibile, che lei tornasse un po' all'inizio quasi della sua relazione sul concetto per me molto interessante di fraintendimento produttivo. E
esempi del quale possono essere una conversazione, come mi pare lei dicesse, e forse anche in parte, ma non so se può rientrarci, il buon rapporto pedagogico, se può esserne un esempio. E lei mi pare dicesse di un fraintendimento produttivo in cui l'interpretato muta in qualche modo e adatta a se stesso in seguito al fraintendimento prodotto, operato dall'interprete, e sviluppando capacità, sviluppando nuove immagini di sé che in precedenza non aveva. E però naturalmente, diciamo, un fraintendimento e anche il processo di adattamento della persona interpretata può subire influenza di fattori che non riterremmo desiderabili all'interno di una situazione conversazionale ideale o anche di una situazione pedagogica ideale, come per esempio fattori coercitivi, potere, autorità, eccetera. E quindi mi domandavo, visto anche il, come dire, l'opera di Habermas, ma anche di Appel, intenta a definire i criteri di una situazione conversazionale ideale o dell'intesa, se abbiamo bisogno anche di criteri normativi del fraintendimento, e quindi un buon fraintendimento, e quali sono. Grazie, è una domanda molto importante, e devo dire che nel mio libro ho tratto veramente solo in assoluta superficie su problemi di questioni di etica. Ho trattato di questi problemi in vari altri libri e perciò non li ho integrati nel libro. Però voglio spiegare, incominciare cosa vuol dire fraintendimento produttivo. Il classico esempio del fraintendimento produttivo: uno dice qualcosa che è sbagliato, io lo fraintendo e sviluppo un'idea originale basandosi su quello che ha detto. Questo, come atto conoscitivo dell'intenzione dell'altro, è un atto fallito, perché non ho capito ciò che l'altro voleva dire. Però come atto conoscitivo rivolto a un oggetto che noi volevamo capire insieme, è un successo, perché a causa di avere malinteso ciò che l'altro voleva dire, ho capito finalmente qualcosa sull'oggetto del quale parlavamo. Questo è il classico esempio del fraintendimento produttivo. E succede soprattutto in culture nelle quali noi assumiamo che c'è un testo che sa tutto, e la Bibbia per esempio. In questo caso, nel Medioevo, uno non può credere che lui ha una cognizione che non è già presente nella Bibbia. Ha una cognizione nuova, ma deve tentare di trovarla in qualche parte della Bibbia, perché siccome la Bibbia è vera e fondamentalmente ci dice tutto quello che è vero, deve essere già presente lì. E così certe volte gli autori leggono nel testo qualcosa che in se stesso è molto interessante, ma in verità non ha niente da fare col testo. Posso darle un esempio. Meister Eckhart, nelle sue famose prediche, interpreta la Bibbia in maniera molto originale. Per esempio, c'è un'interpretazione nella decima predica dell'edizione di Pfeiffer della storia di Maria e Marta, il decimo capitolo di Luca. Beh, tutti che hanno letto la storia hanno l'impressione che, e questa è la tradizionale interpretazione medievale, che Luca difende la vita contemplativa, come è stata poi interpretata più tardi, a spese della vita pratica, della vita attiva, no? Maria viene lodata alle spese di Marta, che farà la cucina. Ma Eckhart la interpreta in maniera completamente diversa. No, dice, in verità Gesù preferisce Marta a Maria. Ora, come interpretazione di Luca 10 mi sembra francamente assurda. Non è quello che Luca 10 vuole dirci. Però ha avuto una importanza enorme nella riflessione sul rapporto tra vita attiva e vita contemplativa, che in se stessa è molto interessante. Varie delle cose che ci dice in questo contesto sono affascinanti, in se stesse non come interpretazione di Luca 10. Ma siccome lui era convinto che la sua teoria era giusta, e siccome era convinto che nel Vangelo c'è la verità, doveva leggerla nel testo, anche se il testo dice in verità l'opposto. Questo sarebbe un esempio di un fraintendimento produttivo. Uno sviluppa una teoria interessante, meritoria, anche se come interpretazione di ciò che un altro voleva dire è ovviamente assurda. Nel caso del rapporto pedagogico, il fraintendimento spesso è simulato. Il professore che dice al ragazzo, ah, tu volevi dire questo, anche se in verità sa benissimo che non lo voleva dire, finge che lui non, che lui voleva dire la cosa migliore, per aiutarlo a mantenere l'autorispetto, a raggiungere una certa autonomia. Cioè c'è un fraintendimento che in verità non è sincero.
se il professore è veramente, diciamo, si rende conto dell'errore che l'altro stava facendo. Questo mi sembra l'aspetto. Ora, per quanto riguarda il livello normativo, la situazione è complessa, perché naturalmente anche nella etica del discorso le quattro pretese di validità, la prima è la intelligibilità. Abbiamo un dovere, e quando io comincio a parlare, parlo in tale maniera che in principio posso essere compreso. La intelligibilità, la comprensibilità di ciò che dico è uno dei presupposti necessari di ogni comunicazione. E però non basta, e lei insiste a ragione che naturalmente in un discorso dobbiamo andare al di là della mera comprensibilità, vogliamo per esempio avere la possibilità di integrare la critica. E tutte queste sono questioni molto importanti, come organizziamo una conversazione, un discorso, ma in verità sono questioni che vanno al di là di ciò che io ho tentato di fare oggi anche in questo libro. Ma la ringrazio per aver rivolto la nostra attenzione ai problemi etici della conversazione. Posso nominare solo un fatto. In verità, prima di Habermas e Apple, c'è stato un grande ermeneuta inglese, Paul Grice, che ha sviluppato le famose massime della conversazione, che sono abbastanza, hanno alcune similitudini con le teorie di Habermas e Apple. Quando io comunico, accetto certe massime, per esempio che io dico la verità, che io parlo in maniera chiara. Nel mio libro invece dimostro che ci sono diversi tipi di conversazione. C'è quello che possiamo chiamare un discorso risolto alla soluzione di un problema pratico. In questo caso, per esempio, vogliamo essere informativi, vogliamo essere brevi, vogliamo evitare ogni possibile fraintendimento. Poi c'è la conversazione che abbiamo durante una serata con degli amici, dove magari siamo deliberatamente ironici, facciamo degli scherzi, e poi c'è il discorso rivolto alla soluzione di un problema teorico. E tento di dimostrare che le regole per questi tre tipi di dialogo reale tra persone sono molto diverse, che per esempio le regole di Grice sono in gran parte astratte dal primo tipo e che non valgono per il secondo tipo. Cioè qui c'è una certa riflessione su quali regole devono coinvolgere vari tipi di conversazione. Niente, grazie a lei per la sua domanda. Prego. Io volevo chiedere al professore Hussle qualcosa relativo alla questione dell'intenzione dell'autore. E in particolare, come facciamo noi a comprendere l'intenzione dell'autore quando ci troviamo di fronte a un'opera assolutamente controversa? Pensavo per esempio a Las Meninas di Velázquez. Ma per esempio, dal punto di vista filosofico, pensavo al Parmenide, che è un'opera straordinariamente problematica, addirittura pare che gli studiosi non siano concordi neppure sul numero delle ipotesi della gymnasia, per esempio, 8-9, o addirittura, secondo qualcuno, 2, una positiva e una negativa. Sì, certo, che poi sono sottodivise. Sì. E poi le deduzioni, per esempio. Addirittura pensavo al fatto che nel suo libro sul Parmenide, Franz von Kutschera sostiene... È stato il mio maestro. Sì, noi ci conosciamo in realtà, io sono Longo. Oh, mi dispiace. Molto piacere incontrarla, scusi. Dottor Longo, mi avevi detto prima salutare. L'ho fatto tardi, mi dispiace tantissimo. Non si preoccupi, scusi. Lui ha tradotto il mio libro, abbiamo scambiato molte email, ma non ci siamo mai visti di persona, perciò ci conosciamo per email. Intravista, mi scusi per favore. Stimo molto il lavoro del dottor Longo. Franz von Kutschera sostiene di non voler trovare in Jedemons in Einensinn, per esempio. No? E quindi la domanda era questa, cioè come ci rapportiamo all'intenzione dell'autore quando non è chiaro neppure, o per esempio la problematicità dell'opera era nelle intenzioni dell'autore oppure è frutto di un processo successivo più complesso? Grazie. Grazie mille. Naturalmente lei ha completamente ragione che ci sono casi dove l'interpretazione non riesce. Il caso più ovvio è, per esempio, se abbiamo dei testimoni di una lingua e non sono sufficienti.
non c'è nessuna bilingue, sono troppo pochi i testi, non riusciamo a entrare in una interpretazione. Anche se uno per caso dovesse, con una intuizione geniale, darci una interpretazione del famoso disco di Festo in Creta, non potrebbe mai provare che è l'unica interpretazione possibile, perché altre sono compatibili col testo e la situazione è il caso di essere sottodeterminati. Ciò vale, spesso io non dico che noi possiamo interpretare tutto, perché ci sono casi dove la interpretazione non può partire perché non abbiamo le informazioni sufficienti per eliminare interpretazioni alternative. L'esempio classico sono, per esempio, alcuni frammenti dei presocratici. Abbiamo così poco dei presocratici che, con i pochi frammenti che abbiamo, varie interpretazioni, per esempio, di ciò che Anassagora pensa, sono compatibili, e magari apparirà un altro frammento con un papiro che ci permetterà di escludere un'interpretazione e dire questo è quello che lui voleva dire. Las Meninas è un quadro sicuramente molto bello e molto complesso, non credo a tutto quello che Foucault ci dice all'inizio sua opera sulla genesi delle scienze umane, le nuove choses. Il Parmenide di Platone è infatti un testo molto enigmatico. Che cosa vuol dire Platone? Quello che secondo me è chiaro è che nel caso di Platone siamo enormemente avvantaggiati dal fatto che abbiamo tutto ciò che Platone ha pubblicato. Non tutto ciò che lui ha pensato, ma tutto ciò che lui ha pubblicato. E perciò, siccome abbiamo molto di quello, abbiamo tutto ciò ed è molto, ogni interpretazione del Parmenide deve essere compatibile con le altre cose che noi sappiamo di Platone. Naturalmente è possibile che un autore abbia cambiato la propria opinione, questo è una possibilità, ma non c'è molta evidenza che Platone abbia cambiato radicalmente le proprie idee, almeno, diciamo, dal Protagora in poi. In verità, secondo me, anche i dialoghi anteriori al Protagora hanno varie allusioni a dottrine che appaiono poi elaborate solo e decenni dopo. Dunque, secondo me, una interpretazione del Parmenide deve essere compatibile con gli altri dialoghi e anche, possibilmente, con le dottrine non scritte. E io non dico che io so qual è l'interpretazione corretta, dico che varie delle interpretazioni proposte sono assurde. Sono assurde perché sono evidentemente incompatibili con varie dottrine di Platone. Per quanto riguarda il numero delle ipotesi, io credo che il problema non sia tanto grande, evidentemente ci sono due ipotesi principali, ma poi sono sottodivise in quattro, ma siccome c'è questo excursus sull'ex aefnes, magari ne abbiamo nove invece di otto. Sicuramente questo excursus è molto importante, ma non ha la stessa struttura come gli altri, perciò possiamo o contarla come una propria possibilità o sussumerla ad altre. Nel caso di Kutschera, del libro di Kutschera, che lei ha nominato, e io sono un allievo di Franz von Kutschera, lo ammiro molto, Kutschera credeva che ci fossero importanti cognizioni meriologiche nell'opera. E io credo che lui ha dimostrato che Platone abbia una comprensione intuitiva di alcuni principi della meriologia che fu sviluppata solo nel secolo XX da Lesniewski. Però, prima di tutto, lui stesso dice varie volte, e nel testo tradotto da lei io l'ho nominato, che il fatto che uno segue una logica non dimostra che uno abbia una coscienza della logica che segue. Secondo, lui stesso riconosce che certe volte i principi meriologici sono intenzionali, certe volte estensionali, ed è un'alternativa che uno di solito deve decidere molto presto quando imbarca nel progetto, e ciò è un argomento contro il fatto che Platone aveva una completa chiarezza dei problemi involti. E il terzo punto è che, anche se io non escludo per niente che Platone aveva un interesse a alcuni principi meriologici, non credo che questo era l'opera, la meta principale dell'opera. Se uno voleva sviluppare una meriologia, scriveva un libro di altro genere. E perciò io credo che il libro di Kutschera ci ha dato nuove idee sui tanti strati di significato che ci sono nel dialogo, ma che non veramente risponda alla questione che aveva, alla questione che cosa è il principio fondamentale di quest'opera. Come lei sa, io credo che
L'ultima meta di quest'opera è un'allusione in parte giocosa della indispensabilità, è un'allusione a una teoria della indispensabilità dei due principi. Se il mondo avesse solo l'uno o solo una pluralità indeterminata, non potrebbe esistere, perché non sarebbe intelligibile. E in questo Platone usa un argomento che appare per la prima volta in Filolao, come ho dimostrato in altri testi, e che in molti aspetti è alla base di una filosofia trascendentale. La parte principale del mio libro è come deve essere costruito un mondo nel quale un soggetto può comprendere un altro soggetto. Ci sono molte, molte condizioni restrittive per un tale mondo. E ultimamente è ciò che Filolao incomincia e che Platone nel Parmenide ci sta mostrando. Questa sarebbe, diciamo, la mia tesi di interpretazione. Il vantaggio della mia interpretazione è che la connette il testo di Platone con molti brani in altri dialoghi di Platone, con la dottrina non scritta, e fa vedere che l'idea centrale è l'idea che appare nell'opera di Filolao, e sappiamo che Platone aveva speso molti soldi per acquisire una delle copie di quest'opera, cioè lo connette anche con i suoi precursori e gli autori che lo hanno influenzato. E perciò credo che questa interpretazione abbia una maggiore plausibilità. Ciò, ripeto, non significa che Kutcher nel suo libro non abbia avuto idee molto importanti, ha scoperto fenomeni che nessuno aveva visto prima di lui. Io ammiro il libro di Kutcher. Però, se lei mi dice è la interpretazione sintetica e ultimativamente soddisfacente del Parmenide, con tutto il mio rispetto a questo maestro a cui io devo molto, devo dire di no. Sì, 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 benissimo. Benissimo, anche un quarto d'ora. Buonasera. Buonasera. Allora, la mia domanda concerne, c'è stata forse qualche teoria dell'interpretazione che ha tenuto conto della riflessività? Cioè se essa, nell'esprimere i criteri di interpretazione, abbia, diciamo, sottoposto questi alla propria stessa teoria? Cioè è possibile quindi che una teoria dell'interpretazione ponga, accetti delle interpretazioni su se stessa? Cioè in un certo senso non c'è qualche rischio che si possa presentare un'autocontraddizione appunto performativa? Cioè quindi come, e se non accetta questi criteri, e quindi dice la mia teoria dell'interpretazione non può essere sottoposta a interpretazioni, come fa? Cioè crea dei discorsi che si separano completamente dalle interpretazioni, oppure che so, instaura più livelli, ad esempio un livello in cui l'interpretazione, c'è soltanto un'interpretazione, e dei livelli invece in cui c'è un grado di interpretatività diverso, per così dire. Guardi, all'inizio io discuto varie applicazioni della parola Verstehen in tedesco, no? Che è interpretare, comprendere, e discuto esattamente il problema: uno può comprendere anche se stesso. La maniera nella quale io definisco il termine è che in verità non si può comprendere se stessi, perché io ho un accesso immediato alla mia coscienza, mentre come io definisco la comprensione è sempre mediata da un processo percettuale dal quale inferisco certi atti mentali. Ora, io non inferisco che sto adesso pensando a rispondere alla sua domanda, osservando o sentendo quello che dico, osservando la mia faccia nello specchio, ma so che sto pensando a dare una risposta alla sua domanda e perciò non ho il problema di interpretare quello che io dico nel momento. Quello che io riconosco sono due casi di autointerpretazione. L'accesso privilegiato che noi abbiamo in prima persona nella nostra propria vita mentale è limitato al presente e a ciò che Husserl chiama la ritenzione e la protezione. Per quanto riguarda la memoria, dipende dalla nostra memoria. Può benissimo darsi che Arturo mi dica a Praiano 32 anni fa, non so quando, tu dicesti questo, e io dico, guarda, non mi ricordo, ma avrai ragione, a quel tempo avevo avuto questa idea stupida, per fortuna oggi non ce l'ho più. È benissimo possibile che Arturo si ricorda cose della mia vita mentale di 36 anni fa molto meglio di quanto io mi ricordi. Anche quando io certe volte leggo i miei testi che scrissi 40 anni fa, dei diari, ho quasi lo stesso problema di interpretazione, che è come se leggo una lettera di un'altra persona. Devo reinterpretare, ma cosa stava dicendo questa strana persona di 40 anni fa, che cosa tentava di esprimere? Cioè, per quanto riguarda il proprio passato e ancora più il prossimo futuro, non c'è un accesso privilegiato nella prima persona e perciò uno può avere bisogno dell'aiuto dell'altro. Un altro caso di autocomprensione può essere, qui torniamo alla psicoanalisi,
se non c'è più, alla psicoanalisi, è nel caso, per esempio, che uno non si rende conto, mettiamo, di una certa ostilità o di un'attrazione sessuale verso una persona, ed è un'altra persona che gli dice: guarda, evidentemente il tuo comportamento può essere spiegato solo in questa maniera. E in questo caso c'è una forma di autocomprensione, perché io riesco a scoprire il mio proprio comportamento attraverso l'analisi del mio comportamento esteriore da parte, diciamo, di un amico. No, questi sarebbero casi dove c'è una comprensione della propria persona che è mediata attraverso la percezione di qualcosa di esterno, attraverso la interpretazione della percezione del mio comportamento da parte di un amico, eccetera. Ma nel caso normale non c'è una interpretazione della mia propria teoria, perché io la mia propria teoria la sviluppo pensando, ho un accesso diretto alla mia teoria e non ho bisogno di interpretarla nel momento nella quale sviluppo. Però, magari questo lei voleva dire, naturalmente la mia teoria ha la pretesa di essere comprensibile. Parlavamo prima delle pretese di validità. Una pretesa di validità è che la mia teoria sia intelligibile, che la gente possa capire ciò che voglio dire. E questa pretesa io naturalmente l'ho, e tutto quello che io dico sulla validità dell'interpretazione va naturalmente anche è le persone che trattano della mia teoria. Se uno mi dice tu sei obbligato a questa conseguenza perché segui dalle tue premesse, tu ci hai detto che la interpretazione noematica ha il diritto di inferire delle conseguenze dalle premesse, anche se tu poi non ti rendi conto che questa è la conseguenza, devo dire naturalmente tu hai ragione, avrei dovuto accettare questa conseguenza, ma sono stato troppo ignorante o stupido a capirla. In questo senso i criteri valgono naturalmente per le persone che trattano della mia propria teoria. Questa sarebbe, diciamo, la differenziazione che entrerei di fare. Arrivederci, professore. Ci sono altre domande? Senza voler togliere altro tempo. L'episodio, la domanda che ha fatto Fiorinda a proposito del romanzo di Dickens, diciamo modificato in corso d'opera, rimanda a quello che poi è un momento dominante nel partire dall'Ottocento, cioè il problema dell'industria culturale. Si scrive per un pubblico e la relazione col pubblico è primaria, al punto da modificare le cose in corso d'opera quando le cose prendono una piega strana. Il che, diciamo, ci rimanda anche alla letteratura, per esempio, di tipo seriale, centrata su personaggi che in qualche modo, e qui torniamo appunto anche al discorso sul personaggio che prende una propria strada. Tra l'altro la prefazione ai personaggi in cerca d'autore di Pirandello spiega proprio questo: un personaggio scappa, va per la sua strada, Don Abbondio ci sfugge di mano, così come Don Chisciotte, e noi ai nostri giorni potremmo parlare di Montalbano, il personaggio di Camilleri, oppure proprio i personaggi del cinema, insomma, Chaplin che è una maschera, un personaggio, eccetera. Volevo sapere se tutto questo non solo è presente nel tuo libro, ma in qualche modo interferisce sulla pulizia dell'interpretazione. No, sono questioni molto importanti, Arturo. Il mio libro in verità è, come dicevo, un libro di ermeneutica. Naturalmente uno dei compiti più difficili dell'ermeneutica è l'interpretazione dell'opera d'arte. Per ritornare alla questione di Arturo, il libro è di ermeneutica e, siccome la interpretazione dell'opera d'arte è particolarmente difficile, tratto a lungo di questioni di ermeneutica dell'arte, ma non tratto veramente dei principi dell'estetica, cioè cosa ci permette di dire se un'opera d'arte è un'opera d'arte buona o no, come si rapporta. Tratto del problema dell'estetica della ricezione. E io non credo che l'anticipazione della ricezione dell'altro sia sbagliata. Ogni persona che scrive un testo si chiede come verrà letto, come verrà interpretato, se no non si riuscirebbe ad avere nessun successo. Dipende se uno abbassa i propri standard alle aspettative, mettiamo, di un vasto pubblico, o se tenta di educare il proprio pubblico a certi aspetti. Ma l'aspettativa
io riesco a comunicare in maniera comprensibile solo perché tento di immaginarmi come l'altro mi capirà. Se non riesco a fare questo non funziona. Questo mi sembra un punto è quasi inevitabile del processo attivo. Per quanto riguarda l'ontologia delle figure dell'opera d'arte, è un problema molto complesso e sono completamente d'accordo con ciò che diceva Pirandello, che nell'esperienza della creazione di un'opera d'arte ci sono delle figure che all'inizio sembrano le nostre creazioni, ma poi, come golem, sviluppano una propria autonomia e io mi sento obbligato a seguire queste figure nella loro logica interna, anche se mi portano a delle conseguenze che io non avevo per niente previsto quando mi sono cominciato a scrivere l'opera. E questa esperienza di necessità che io subisco quando continuo a pensare una figura è qualcosa che dà una straordinaria dignità al prodotto creativo. Dunque io insisterei sicuramente sul fatto che la creatività nell'opera d'arte è l'altra faccia dell'esperienza di soggezione. Io creo perché devo creare in una certa maniera, perché la figura che ho incominciato a sviluppare mi obbliga a pensare questi ulteriori pensieri. E questo credo sia un'esperienza che ogni persona fa quando, non solo lo scienziato che evidentemente tenta di rispecchiare una realtà anteriore a lui, ma anche l'artista è guidato da dei principi che vengono sperimentati come qualcosa che preesiste a lui. Anche se naturalmente c'è una differenza essenziale, Roman Ingarn ne ha parlato nella sua opera fondamentale sull'opera d'arte letteraria, tra lo scienziato e l'artista, il numero di Euler è un numero che noi scopriamo, non lo facciamo, è intrinseco alla natura delle funzioni, perché la funzione è l'unica dove la derivativa è identica con la funzione, arriviamo a questo concetto necessariamente, mentre Don Chisciotte o Camilleri sono creazioni. Non esistevano prima di Cervantes o Montalbano, prima di Camilleri. Sono creazioni, ma anche se sono creazioni c'è un aspetto di coerenza interna che trascende la propria creatività e perciò io mi rivolgo contro il volontarismo artista, l'artista può fare quel che vuole, no, il grande artista sa benissimo che non può fare quello che vuole, ma che deve seguire una logica interna che lo porta. Ma temo che adesso il mio treno fra poco parte, devo andare a Roma, e vi ringrazio moltissimo della vostra presenza, delle ottime domande. È sempre un piacere tornare a Napoli, a questo splendido istituto, e voglio ancora ringraziare tutti quelli che hanno mantenuto, creato questo istituto per più di 40 anni e tutti quelli che con le loro domande continuano la investigazione ispirata dall'idealismo. È sempre una gioia intellettuale ascoltarla, professore. È molto generoso questo imparatore.